Siamo con il dirigente del Trigarico, il signor Trabace. Partita ostile, difficile quella contro il Pisticci, ma il Trigarico di certo ha saputo dar filo da torcere alla squadra locale fino alla fine. È vero, è stata una bellissima partita, complimenti veramente al Pisticci, una bella squadra, però noi diciamo abbiamo messo del nostro, potevamo sicuramente il minimo pareggiare. Potrei dire qualche recriminazione rispetto all'arbitraggio, che insomma qualche cosa ci poteva anche dare un rigore alla fine che non ha dato. Però devo fare veramente i complimenti, una bellissima partita, e complimenti al Pisticci e alla società del Pisticci. E complimenti vanno anche alla squadra del Trigarico, che è sempre stato in grado di mettere in seria difficoltà i gialloblu. Passo la parola adesso al direttore sport, al dirigente Cosmiano Cataldo, al quale chiedo: il Pisticci sta vincendo partita su partita, una sola sconfitta durante il campionato, ma la vittoria non è solo sul campo. E certo, noi siamo felicissimi per quanto riguarda come sta andando la stagione, però io non è che volevo volare basso, però volevo porre l'accento sul fatto che per noi la vera vittoria è il fatto di poter contare su 5 squadre dal settore giovanile alla prima squadra, la squadra femminile, quindi sono 6, e stiamo crescendo a livello di società. Ovviamente noi non avevamo obiettivi all'inizio del campionato, nel senso con l'obbligo di fare il campionato magari con obiettivi diversi di quelli di fare un buon campionato, e non voglio creare pressioni, quindi a noi la vera vittoria sono i bambini, il pubblico, le famiglie, il sociale che ci segue, e soprattutto il fatto di avere un numero di tesserati, che siamo secondo me una delle società, se non la società che ha più tesserati in Basilicata. Questa è la vera vittoria. Poi ovviamente quello che verrà ci auguriamo tutti che possa essere sempre meglio. Amici di Pisticci.com, bentornati al Palo Olimpia per il dopogara della partita Pisticci Trigarico, una bella gara vincente. Siamo con mister Lavecchia. Mister, dopo la sconfitta preventivabile ma un po' larga della settimana scorsa, il Pisticci torna alla vittoria concedendo però qualcosa agli avversari. Allora, intanto ci tenevo particolarmente a vincere questa partita, sia perché avevamo fatto già 2 partite con loro di Coppa, io penso che immeritatamente eravamo usciti dalla Coppa, però ci tenevo principalmente a questa partita perché volevamo fare un grosso regalo a una persona che in questa società dà moltissimo, molto spesso dietro le quinte. Dovrebbe essere il segretario, ma è il factotum di Antonio Massimo Lopergolo, che meritava questa vittoria visto che oggi fa il compleanno e ci tenevo tantissimo. Io penso che all'infuori di quei momenti un po' che solitamente abbiamo, che, di cui si sono un po' avvicinati, penso che sia stata una vittoria abbastanza meritata. Sono contento a tratti perché l'abbiamo vinta. È difficile gestire nei momenti del 4-3, è stato un momento difficile, però time out ci ha ricombattato. Dovevamo vincere dopo la partita della settimana scorsa, ci siamo riusciti. Io penso che, se mi fate fare una nota di merito, perché stiamo crescendo tutti, oggi un 2002 per me è stato il migliore in campo, quindi significa che stiamo lavorando bene da dietro, e quindi ci sarà un grosso futuro per la nostra società. Per la prossima di Rivello? Rivello è una partita a sé, si gioca in un campo 40x20, erba sintetica all'aperto, può darsi che giochiamo sotto la neve, sotto l'acqua, quindi è una partita che è difficile anche da preparare in settimana, bisogna solamente giocarla sul piano fisico e cercare di non perdere la testa, come è successo oggi in qualche istante praticamente. Adesso la palla la passo a uno dei protagonisti della partita, Giuseppe Lavecchia, autore di una doppietta e autore probabilmente della sua ultima partita in gialloblu, sebbene personalmente non sono assolutamente d'accordo, ma avremo modo poi magari durante il campionato di rivederti. Questo è un addio, come dire, sicuro, oppure ci sarà modo di rivederti in campionato, Giuseppe? È un po' difficile perché la decisione nasce da impegni lavorativi, vita privata, che purtroppo mi fanno fare un sacrificio enorme, quindi diventa anche difficile riuscire poi a dare il massimo
per la realtà. La realtà quest'anno merita il massimo dell'impegno, il massimo dello sforzo e il massimo delle energie che purtroppo io non riesco a dare. E sabato lavoro quasi sempre, per venire a giocare si fanno i salti mortali, l'allenamento non sempre riesco a essere presente, quindi è una decisione maturata per me, per la squadra soprattutto, perché per quanto mi vogliono bene, mi volete bene, però serve uno al 100% che io purtroppo non ho questa possibilità. Vabbè, io ti dico sempre di ripensarci, poi valuta tu. Doppietta, bella doppietta, a chi dedichi questi due gol? Li dedico a tutti coloro che in quest'anno e mezzo che mi hanno ospitato, mi hanno trattato da signore, mi hanno fatto sentire importante. Lo dedico ai ragazzi degli Ultras che sono stati fantastici con me dal primo momento, lo dedico a tutta la società, lo dedico a mio fratello che ho deciso di appendere le scarpe a chiodo e mi ha trascinato in questa avventura, lo dedico a tutti coloro che mi hanno voluto e mi vogliono bene. Tengo a precisare che alla fine io mi defilo ma non mi allontano, nel senso che ho preferito rimanere tesserato col Pisticci, anche se magari vado a giocare in prestito a qualsiasi altra squadra, però io faccio parte di questa squadra, faccio parte di questo gruppo, verrò in settimana più di qualche volta anche a allenarmi con loro, perché per me è solo un defilarmi e non un andare via, perché non si può andare via da qui, ecco. Beh, mi sa molto di arrivederci. E a questo punto questo è tutto, grazie alle prossime interviste.